Buon pomeriggio e benvenuti al nostro secondo appuntamento oggi 5 maggio con quel percorso che abbiamo iniziato e che ci porta dalla festa della liberazione fino alla Costituzione della Repubblica e alla formulazione proprio della Costituzione repubblicana. Oggi 5 maggio, l'abbiamo detto già nell'appuntamento di questa mattina, importante per noi perché è la data che ci ricorda il giorno in cui venne liberato il campo di Mauthausen, il giorno in cui ritrovò la libertà Marcello Martini, che è stato il più giovane deportato politico italiano nei campi di sterminio nazisti e che ritrovò la libertà proprio il 5 maggio del 1945, quando le truppe americane aprirono i cancelli di Mauthausen. Peraltro episodio, lo dirà anche lui nell'intervista, che ricorda molto male perché era ormai alla fine, bastava qualche giorno in più e non ce l'avrebbe fatta. Per chi magari non lo conosce, per inquadrare anche la sua intervista, Marcello Martini era di Prato, è nato a Prato nel 1930 e giovanissimo si trovò in una famiglia di antifascisti con l'attività clandestina di Radio Cora. Il padre, Mario Martini, era comandante militare della zona di Prato, alle dipendenze del Comitato di Liberazione Nazionale Locale. Il suo nome di battaglia era Nicolai. Fu catturato con la sua famiglia, il padre solo riuscì a fuggire, internato prima a Fossoli, poi in diversi campi, e divenne uno dei tanti operai forzati, di quelli che dovettero e furono usati come schiavi per l'industria bellica tedesca. Lui in particolare lavorò in un sottocampo di Mauthausen dove si assemblavano i primi aerei a reazione tedeschi e poi delle imbarcazioni invece fatte per i ponti che costruivano le truppe tedesche. Fu liberato il 5 maggio del 1945 dall'arrivo delle truppe americane nel campo di Mauthausen. È morto a 89 anni l'anno scorso, il 14 agosto. Per fortuna è stato fino quasi all'ultimo in buona salute e noi abbiamo incontrato lui due volte per farci raccontare dalla sua voce che cosa è stata questa sua esperienza. Lui ci ha raccontato fin dai tempi della resistenza, 14enne, fino al ritorno a casa, ai problemi che ha incontrato ritornando a casa e alla visione sua dei fatti attuali. Un Marcello Martini a 360 gradi, come si direbbe. Ci piace oggi ricordarlo così, ricordarlo nel giorno in cui ha riacquistato la sua libertà, quel 5 maggio del 1945. Allora ascoltiamolo. Sono ormai pochissime le testimonianze che possiamo raccogliere. La sua è una storia davvero particolare perché comincia quando lei ha poco più di adolescente, 12, 13, avevo 14 anni per la precisione. 14 anni, cosa faceva allora lei nella vita? Dunque, avevo finito la scuola media, poi la mia famiglia fu coinvolta al completo nella resistenza. Mio padre era comandante della zona militare di Prato, del gruppo, quindi coordinava tutti i movimenti dei gruppi partigiani della zona di Prato, essendo un ufficiale di fanteria, capitano di maggiore poi di fanteria, già ricercato dai tedeschi per tutta un'altra serie di cose, e quindi si trovò a fare il partigiano a 14 anni. A 14 anni, sì. Ci fu nei giorni precedenti all'arresto, pochi giorni prima, un lancio di paracadutisti
radiotelegrafisti proprio per rinforzare nella zona lì della Toscana, in modo particolare nel Fiorentino, una radio, Radio Cora, che trasmetteva tutte le informazioni militari al sud, in maniera che il transito di treni, di rifornimenti, di dislocazioni, di rifornimenti e roba del genere venissero segnalati, e poi l'aviazione inglese e americana potevano così identificare e fermare questo flusso di rifornimenti che veniva dalla Germania. Lei da ragazzo come viveva questa situazione? Cioè, gli altri ragazzi vivevano un'altra vita? Diciamo come un'avventura in un certo senso. Io avevo l'incarico, insieme a mia sorella più che altro, di ascoltare messaggi speciali, perché c'erano da Radio Londra, trasmettevano dei messaggi speciali in modo particolare per questo lancio di rifornimenti e di persone che sarebbe avvenuto lì vicino a dove aveva una villa mio nonno, insomma, dove mio nonno era morto, insomma, madre, dove appunto stavamo tutte l'estate, passavamo in questa mezza collina, in questa villa. Non è mai pesato questa scelta? Assolutamente no, anche perché con l'incoscienza dell'adolescenza forse non mi rendevo neanche conto dei pericoli che c'erano, dei reali pericoli che c'erano. In ogni modo io cercavo di fare il mio dovere, diciamo così. E ci fu questo lancio. La mattina mio babbo e mio fratello ovviamente stettero lì al lancio, anzi mio babbo ideò un sistema di segnalazione migliori dei fuochi che venivano accesi, perché i fuochi si vedevano anche a distanza, mentre invece utilizzando una batteria d'automobili proiettò delle luci verso l'alto in maniera che l'aereo che portava questi paracadutisti potesse vedere il campo d'atterraggio, identificato pochi giorni prima dal tenente Focacci, che poi è diventato mio amico perché siamo andati tutti e due a Mauthausen, ecco. E andai a portare un po' da mangiare, accompagnare, aiutare a seppellire i paracaduti, accompagnare uno di questi in un'altra zona, insomma feci quello che potevo fare da ragazzo, ecco. Poi tutto tacque, se non che una mattina, appunto, ritornando da Cerreto, cioè da questa villa, alla cascina dove eravamo sfollati giù in pianura, e trovammo uno di questi paracadutisti che disse: io avevo un appuntamento a Firenze, siccome non è venuto il mio, insomma, quello che doveva venire, ho pensato che ci fosse qualcosa di grave e sono venuto qui appunto a parlare col maggiore, cioè con mio padre. E se non che non fece in tempo, perché la cascina era circondata dall'SS e vennero lì e ci presero tutti quanti caldi caldi. Voi eravate prigionieri politici. Sì, noi poi sono diventato prigioniero politico a Mauthausen. Lì fummo presi prigionieri come partigiani, come banditi. Dall'SS italiana e tedesca, il famoso perfido maggiore Carità, che era la bestia nera, il collaborazionista più feroce dei tedeschi, e portati a Villa Triste, cioè alla sede dell'SS. Nel frattempo mio babbo era riuscito in maniera, direi rocambolesca, e direi un eufemismo, a sfuggirgli di mano. Gli avevano sparato dietro l'ira di Dio, perché io vidi quattro col mitra cambiare il caricatore, quindi nel mitra, nel caricatore c'erano 40 colpi, quindi minimo 160 pallottole gli sono fissiate attorno, e fortunatamente non l'hanno preso. Mentre mio fratello era rimasto sul posto del lancio a ricercare un paracadute, il pacco era stato trovato, ma il paracadute no, quindi
era rimasto lì nella zona, quindi non era in casa fortunatamente. Mio padre scappando riuscì a avvisarlo e anche lui poi raggiunse mio padre e stette alla macchia per tutto il tempo E invece arrestarono dell'occupazione. lei? Invece mia mamma, mia sorella e il sottoscritto, altri due amici di famiglia che erano venuti disgraziatamente a trovarci in quel momento. E sì, ci portarono prima alla sede dell'SS, dove ci fu un primo interrogatorio, poi io ho internato nelle carceri maschili insieme a altre quattro persone in una cella, mi ritrovai quindi da essere un ragazzo, un adolescente, fino alle 2 del pomeriggio, libero cittadino, e la sera invece rinchiuso in una cella con altre quattro persone che, diciamo, immaginavo fossero partigiani perché eravamo tutti a disposizione dell'SS, va bene, o perlomeno dei politici, e lì incominciò la mia vita di galera. Mia mamma e mia sorella invece furono portate nelle carceri femminili. E quindi Dico, non vi vedeste più, lei non vide più no, io nessuno. da quel momento, dal 9 di giugno del 44, la sera verso le 9, persi completamente i contatti con la famiglia. A 14 anni solo, in Solo carcere. come affrontare quello che mi sarebbe stato capitato, quello che avrei affrontato dopo. Lì alle carceri di Firenze mi tennero solo 3 giorni, va bene, e dopodiché lì cominciò la mia vita carcerata, insomma. Fui portato a Fossoli lì vicino a Modena, dove c'era un campo di raccolta e di smistamento, e da Fossoli arrivai dunque l'11, la notte fra l'11 e il 12 di giugno, e poi il 21 di giugno mi imbarcarono per Mauthausen. E a Fossoli la vita era, diciamo così, abbastanza, tra virgolette, accettabile. Anche perché in un certo senso si mangiava abbastanza bene. Noi in tempo di guerra facevamo abbastanza la fame, perché mi ricordo la dieta era i piselli secchi, i miei avevano trovato praticamente tutti dei sacchi di un sacco di piselli secchi, e quindi la dieta era piselli secchi dalla mattina alla sera, poco conditi che l'olio. Invece lì a Fossolo c'erano dei bei minestroni di riso abbastanza Era una consistenti. prigione, ma un No, non una campo, prigione, era proprio un campo. campo, Ci però un fu, campo di prigionia normale, diciamo. chiamiamolo normale, perché ci fu un tentativo di fuga, riportarono quello che aveva cercato di fuggire, ridotto in una maniera, ce lo mostrarono lì, mentre noi tutti inquadrati. Lì c'erano anche parecchie donne, che divise ovviamente, ma in ogni modo uno lì Lì i poteva. carcerieri chi erano? Tedeschi, italiani? Dunque la cosa era gestita dall'SS, ma la sorveglianza era fatta da fascisti, dall'esercito repubblichino. Tutto intorno le garitte, la sorveglianza, il recinto spinato, non elettrificato, era fatta appunto da italiani, insomma, Certo. dall'esercito repubblichino. E poi di lì Da sul lì, treno a in treno, Mauthausen. saliti i soliti carri bestiame, 50 persone per ogni carro. E lì alla stazione, mentre eravamo fermi alla stazione di Carpi, i contadini della zona passarono con dei carri carichi di frutta e ci misero un sacco di cestine, appunto, di frutta. Era il periodo a giugno, quindi c'era tutte uva, pesca, insomma, un sacco di frutta nel vagone, e quindi non patimmo la sete, perché era inoltre lì a Fossoli chi c'era già poteva ricevere dei pacchi, anche indumenti, insomma, poteva ricevere parecchia roba. Per
ovviamente tutti aperti e sorvegliati dall'SS, e quindi c'erano molti che avevano scatolame, provviste, vestiario, e che ovviamente dividevano un po' con tutti. Quindi il viaggio, nonostante poi quello che dirò, non fu proprio, non lo ricordo come un incubo, tranne che dal mio vagone 8 tentarono la fuga, buttandosi dal finestrino del carro bestiame, non so se avete presente. Ma piccolissimo. Sì, sì, è alto in questa maniera e lungo così. In alto però. In alto, sì, ma sfondarono, uno fu preso e sfondò con i piedi la reticella e si buttarono appunto, almeno a quello che ci dissero poi, 4 morirono buttandosi giù, altri 4 invece riuscirono a salvarsi, però 2 furono ripresi, quindi non Bani e Max Boris. Uno, mi ricordo, il povero Canfurca, che era piuttosto grassoccio, provò 2 o 3 volte a passare dal finestrino, ma non ci passava, non ce la fece. E poi morì, perché lì a Mauthausen, anzi a Wilhelmstad. Quella fuga, quindi, però la pagaste un po' tutti. Ci dissero che se qualcuno scappava avrebbero fucilato 10 di noi. Ragion per cui quando al Brennero, dopo il Brennero, dopo Trento, dove fu scoperta la fuga, il treno per il Brennero incominciò ad andare a passo d'uomo, c'era una paura che si tagliava letteralmente col coltello, che c'era la prima spiazzo, la prima piazzola, primo posto adatto, ci fanno scendere e ci fanno fuori. Quindi quella fu la prima paura vera, proprio densa, non so come descriverla, perché la paura è una cosa indescrivibile, però si vede servì da vaccino, perché poi il resto della mia vita fu sempre paura, quindi... Quando arrivaste a Mauthausen, quale fu la prima impressione? Come quella di Fossoli, come quella... No, lì si capì subito che le cose erano, purtroppo, erano completamente diverse, perché a parte scendere con i soliti urli, cani, eccetera, eccetera, urli in tedesco ovviamente, dalla stazione arrivare al campo ci sono 7 chilometri, perché Mauthausen è in cima al campo, a un cocuzzolo, poi vedrete le fotografie, ecco, e quindi bisognava portare tutto quello che avevano, cioè io non avevo solo lo spazzolino da denti e mi ha fatto recapitare quindi un nuovo bagaglio, ma ricordo durante la salita, che è piuttosto erta, c'era un signore anziano che aveva un bel valigione di roba e lo voleva lasciare sul bordo della strada perché non ce la faceva a portarlo. Glielo fecero prendere a forza di calci, col calcio del fucile, dettero di santa ragione, e lui dovette portarsi su questo valigione. Poi purtroppo rimase dopo la doccia, rimase lì e quindi fu subito eliminato, perché era anziano e quindi non adatto, ma allora non si sapeva che venivano eliminati subito le persone non capaci di lavorare. E questo fu l'ingresso a Mauthausen, dove ci fecero un bel discorsino in tedesco, che poi qualcuno a sapere tedesco lo tradusse, e la frase più gentile fu: questo è il portone da cui siete entrati e quella è la via da cui uscirete, indicando il comignolo del crematorio che fumava e spendeva un odore di carne bruciata, quindi chi aveva delle illusioni le perse subito. 2 giorni e 2 notti lì all'addiaccio, per fortuna era aprile, quindi il clima
non eccessivamente rigido, ma se fosse stato pieno inverno la cosa sarebbe stata la stessa. E poi, nudi come vermi, alla doccia. La doccia era un seminterrato, bisognava scendere una scaletta e lì c'erano effettivamente le docce, non era la camera a gas, era da un'altra parte. La struttura era uguale però. Sì, sì. Alcuni locali erano per la doccia vera, alcuni sì, ti sì. dicevano fai la doccia invece. E invece era la camera a gas, questo più che altro ad Auschwitz e a Birkenau. E lì appunto scesi quella scaletta ancora come Marcello Martini, quando la risalì con addosso solo una camicia e un paio di mutande, scalzo, ero diventato il Sepsum Sisk Friunde Tricic, cioè il 76.430, e quello fu il mio nome, cognome e paternità, e tutta l'anagrafe era assunta in questo numero che a Mauthausen non tatuavano. Solo ad Auschwitz che facevano il tatuaggio e davano una piastrina, un pezzetto, un ritaglino di scatoletta, diciamo, con inciso il numero e che uno doveva sempre portare al polso per identificare il cadavere, tanto per essere chiari. Ecco, e quindi ricominciò. Chiusero una baracca di quarantena. Nelle baracche di quarantena si dormiva mettendo degli stramazzini, diciamo, che erano stati pieni una volta di truccioli, poi erano diventati alti un centimetro a dir tanto. Si dormiva a testa e piedi, testa e piedi. Una notte su quattro di questi pagliericci, che erano larghi 70 centimetri, eravamo i 22. Quindi uno adoprava come cuscino i piedi del vicino e i suoi piedi erano il cuscino di quello accanto. Da mangiare, in quei giorni che eravamo arrivati, c'era un paio di giorni di un rancio, addirittura lucugliano, era orzo bollito, e era una delizia, anche se c'erano i tonchi, insomma, ma era... E poi venne sostituito dalla zuppa di rape, cioè rape, ma quelle da foraggio, non neanche quelle che qui mangiate con le salsicce, non c'era la salsiccia, c'erano solo rape bollite con un po' di cavolo, qualche pezzetta di carota e quello era il pranzo di mezzogiorno. La sera, fate conto, un pane a cassetta diviso in tre con 20 grammi di margarina, non burro, margarina, e quella era la cena. E con quel nutrimento bisognava lavorare poi 12 ore al giorno, che questo era il menù fisso, ecco, quando qualche volta, specialmente quando era Interbrühl, non c'erano dei bombardamenti, quindi la sera non arrivavano i camion con il pane e allora si saltava anche la cena, ma comunque... Nelle baracche cosa eravate? Solo gli italiani? No. A Mauthausen si parlavano 24 lingue diverse. Come facevate a capirvi? Ah, non ci capivamo. In compenso c'erano i russi che bestemmiavano in italiano. E io che sapevo tutte le parolacce in russo, ma comunque questo... Ma c'era solidarietà fra di voi, anche se non vi conoscevate, se non vi parlavate? Per forza, come in tutti i raggruppamenti, poi si formano quei, chiamiamoli sottogruppi, di 3, 4, 5 persone che per, diciamo, sia affinità elettive, indipendentemente dalla cultura, dalla zona di nascita, si trovano meglio degli altri, anche lì si formavano dei gruppetti, chiamiamoli così, non che ci si odiasse l'un con l'altro, ma comunque ci si dava reciproco aiuto fra noi 3, 4, 5, secondo appunto, perché poi lì anche se eravamo arrivati un gruppo discreto di italiani e messi tutti insieme nella stessa baracca, poi arrivava uno dell'SS o un capo, leggeva un elenco di numeri,
chi veniva chiamato, veniva portato fuori dal recinto della baracca di quarantena, e dove andava chi lo sapeva. Poteva andare a camera gas, poteva andare nel campo, cosiddetto campo libero, perché Mauthausen appunto erano diviso in due campi, il campo di quarantena, anzi erano tre campi divisi di quarantena, ogni baracca isolata l'una dall'altra, quindi io potevo vedere, noi potevamo vedere solo quello che accadeva nella nostra baracca, con quella accanto. E come accennavo prima, ho sentito solo gli urli di uno che aveva tentato la fuga, si era nascosto, ecco, e quindi mancava l'appello, e allora fu richiuso lì nella camerata della baracca con i cani e lo sbranarono, e sentì solo gli urli di questo che... Nella baracca di quarantena poi chiamarono il suo numero? Poi chiamarono il mio numero e mi dettero la divisa a righe così e mi portarono a Wilhelm Neustadt, uno dei 50 sottocampi di Mauthausen. Anche questi sono poco conosciuti. Lo so che sono poco, anzi non sono per niente conosciuti. E ho detto, Mauthausen aveva 50 campi, la parola sottocampo non indica un posticino tranquillo, di villeggiatura, anzi c'erano dei sottocampi tipo Melk, Gusen, Ebensee, che erano addirittura più grandi di Mauthausen e altrettanto attrezzati con camera gas, eccetera, eccetera. L'ignoranza di queste cose, il sapere che i campi di concentramento non è solo Auschwitz, ma erano 1632 in tutta l'Europa, con una ventina di campi principali, va bene? E non avete idea di quello che era l'amministrazione, scusate se finisco questo discorso, ma ci tengo, di quello che era l'amministrazione periferica dettagliata di questo esercito di schiavi, va bene? Per cui in ogni momento, non dico che sapessero la centrale che cosa stavo facendo, ma una cosa importante da dire è questa, che addirittura si erano rivolti l'SS all'IBM americana, quindi prima che succedessero un po' quelle, per fare tutte, c'erano sistemi di schede perforate, va bene, perché ogni prigioniero, quindi dei 12 passa milioni di prigionieri nei campi di concentramento fossero schedati con schede perforate, in modo da sapere in ogni momento dove, come, che cosa facevano. Queste schede perforate, le prime, sono al Museo di Prato, del Museo della Deportazione di Figline, quindi non sto dicendo cose campate in aria, ma realmente successe. Ecco, quindi, tanto per dirvi qual era l'organizzazione capillare proprio per lo sfruttamento del lavoro schiavile in Germania. E così era anche per i forni crematori, avevano una fabbrica di sfruttamento e di morte organizzata come nessun altro al mondo avrebbe potuto. Esatto, ma considera anche una cosa, che le ossa calcinate venivano vendute come concime, quindi era l'industria proprio che rendeva... Con i capelli li rasavano e facevano... Facevano dei feltri antisonorizzanti per i sommergibili, per i camion. Non sprecavano tutto, nulla. Nulla, assolutamente nulla. Questo è terribile a pensare. No. E se considera che lo Zyklon B fu fatto, adottato in base a un concorso nazionale per trovare appunto il sistema più pratico di eliminare le persone, perché con lo Zyklon B, che è un da chimico appunto un cianato di ammonio, è facilmente trasportabile, che le prime camere a gas erano con ossido di carbonio, ingombrante da trasportare in bombole, difficilmente utilizzabile, insomma. Invece con lo Zyklon B bastava
un cucchiaino su un mattone riscaldato, emanava cianuro e quindi bastavano chiudere una stanza ermeticamente, metterci dentro, come la camera a gas di Mauthausen conteneva 100 persone, mettevano dentro 100 persone, poi gassavano. Arrivavano altri 100 e portavano i cadaveri nel deposito vicino ai forni, rimanevano loro e così andava avanti a ciclo continuo, potendo far fuori dalle 5 alle 700 persone al giorno, questo gli ultimi giorni. Villa Neustadt invece era un campo piccolo, per fortuna, dove c'erano un'officina meccano, insomma, dove venivano prodotti dei pontoni, delle barche a fondo piatto che probabilmente servivano per fare dei ponti da qualche parte, insomma. Il proprietario era Göring stesso, come l'industria si chiamava Rax Werke, ecco, e lì mi misero a fare praticamente il fabbro. Cioè, questi barconi, queste barche, specie di barche a fondo piatto, erano fatte di lamiera, di lamieroni, i bordi forati venivano sovrapposti, poi infilato un chiodo rovente, ribattuto per formare il fasciame del battello. E i chiodatori, eravamo una squadra di quattro, uno alla forgia, uno col martello pneumatico, uno a reggere il controferro e l'altro a prendere il chiodo, infilarlo nel buco, aiutare a reggere il controferro. E a me mi misero alla forgia perché sia lavorare col martello sia per reggere il Era controferro troppo piccolo, ero un troppo ragazzino, quindi non ce l'avevo. E quindi lavorando alla forgia. E poi ogni tanto andavo anch'io a aiutare, perché lì alla forgia bisognava stare in piedi tutto il giorno a mettere questi chiodi, riscaldarli, buttarli dentro il boccaporto dove c'era quello che lo prendeva e li infilava. Ogni tanto mi alternavo anche, andavo giù, e uno di questi mi infilò preciso, preciso, nello zoccolo, perché ai piedi avevamo, addosso dunque avevo una camicia, un paio di mutande di cotone leggermente felpato, giacca, pantaloni e cappellino di cotone sempre felpato, un po' più pesante. Ai piedi degli zoccoli col suolo di legno e sopra di finta pelle, stoffa un po' robusta, tipo iuta molto fitta, e questo era il nostro vestiario estate, inverno, era questo qui. Quindi poi trovai, non so come, una specie di golf, chiamiamolo, un pezzo di lana, ecco, e questo fu l'unico indumento più pesante che ebbi, con temperature che andavano anche a 20 gradi sotto zero. Comunque, l'inverno fra il 44 e il 45, sì. insomma. Ecco, e lì uno di questi chiodi, come dicevo, infilò preciso fra lo zoccolo e il piede e quindi mi bruciai, c'ho una bella cicatrice al piede e lì ebbi quella che dalla disgrazia diventò probabilmente la mia fortuna e quello che mi ha permesso di salvare la vita. Perché dopo qualche giorno mi era diventato un piede come un pallone, andava in cancrena. Mi ricoverarono in infermeria, c'era una piccola infermeria con due medici francesi, l'infermiere russo e il capo dell'infermeria era un austriaco che faceva il dentista, ecco, e curava i denti ai soldati dell'SS e quindi si era rinfiammato, diciamo. Insomma, per farla breve, riuscirono, un po' nascondendomi, un po', insomma, non so come, a tenermi 2 mesi lì in infermeria finché il piede non mi fece una leggera patina di pelle fine fine fine, ma mi guarì. E le cure erano
impacchi di una soluzione di permanganato rifacciato alla carta igienica. Queste erano le uniche cose. Comunque, stare 2 mesi a riposo al coperto, perché la fabbrica era stata bombardata, quindi il tetto non esisteva più. Ecco, fu La sua la salvezza. mia salvezza. Ecco. Quindi, però dopo dovetti uscire e mi ricordo mi prese, era domenica, mi fecero uscire proprio di domenica. E invece mi misero subito a spalare macerie, e quindi mi preso un attacco di reumatismo, il primo in vita mia, capito? E dovetti, e poi infatti mi hanno dato noia, sono stato operato al cuore. Insomma, comunque Le queste conseguenze le le ha conseguenze le ho portate per portate tutta la vita. per Tutto anni, per tutta la vita. questo fino a... Ecco, voi quale aspettativa avevate di Questo, la quando... data, guardi, fino al 19 dicembre del 44. Il 19 dicembre fui trasferito da Wiener Neustadt a Interbrunn. A Interbrunn invece, mezzi acquatici, si facevano i primi aeroplani a reazione in delle gallerie che erano costituite da una vecchia miniera di gesso che era stata abbandonata perché il piano inferiore si era allagato. Tedeschi avevano messo delle idrovore potenti, prosciugato questo lago sotterraneo che si era formato e che era diventato un'attrazione turistica, tra parentesi, perché c'erano i barconi che portavano a visitare questo Certo. lago. Era bellissimo. Ora infatti è stato ripristinato. Ora, attualmente chi va a Interbrunn visita le 6 grotte e vedi appunto il lago riformato e ci sono le barche che portano i turisti a giro. Ecco lì, come dicevo, si costruiva per conto dell'Heinkel i primi aerei a reazione. Veniva fatta tutta la fusoliera, compresa l'impianto elettrico, cui poi fu messo a lavorare per mettere sull'impianto elettrico, cioè costituire l'impianto elettrico dell'aereo, e la fusoliera usciva già pronta, se non che, siccome doveva passare da una galleria piuttosto stretta, passava solo la fusoliera. Le ali, i piani di coda, il motore venivano montati invece a Svechat, che era un altro sottocampo, sempre lì vicino a Vienna, quindi il campo di Interbrunn è vicino a Vienna, 17 km da Vienna. E ora, come vi ripeto, c'è di nuovo una cosa, questa attrazione turistica, Che però insomma, dove voi eravate lì, lavoravate e aspettavate che cosa? di morire. Non aspettavate l'arrivo di qualcuno che vi Di liberasse, non lo chi? Di chi? sapevate, non sapevate E non si cosa. sapeva nulla, completamente isolati. Arrivavano sì a Mauthausen, in un certo senso c'erano più informazioni sotto un certo punto di vista, perché molti dei prigionieri, quelli più anziani, i primi, gli spagnoli, che erano quelli, io ho conosciuto uno spagnolo con numero 150 o roba del genere, Quindi quindi era dei proprio uno primi. dei primi, andavano a fare servizi, diciamo, nelle baracche dei soldati, degli ufficiali, quindi sentivano la radio, vedevano i giornali e qualche notizia la portavano. Ecco, poi da lì, il 1º d'aprile del 45, invece si partì per quello che fu la marcia della morte. Partiti da lì. C'erano 50 persone in infermeria che non potevano viaggiare, furono uccise con una puntura di benzina nel cuore, e poi noi circa 700 persone si partì a piedi per ritornare a Mauthausen, oltre 200 km da fare a piedi, scortati da 2 file di SS o di soldati, insomma. E marciare e senza mangiare assolutamente nulla,
mi sono fatto appunto più di 200 chilometri a piedi, in condizioni. L'unica cosa che mangiai durante il tragitto fu qualche manciata d'erba raccolta lì sul ciglio della strada, e mi ricordo che in una manciata c'era anche una lumaca, in quella anche quella viva. Erano proteine, quindi facevamo bene. Meno male, era condita, e diciamo. Chi cadeva o barcollava e rimaneva sul ciglio della strada, più di 200 fecero questa fine. Questo era, come si dice, certificato proprio dal bollettino di marcia. La sera piove per tutta, quasi tutta la settimana anche. I camion venivano messi a ferro di cavallo con le luci accese in un prato e ci si buttava lì nell'erba bagnata per riposare almeno durante le ore di buio. E anche lì ne successero un po' di tutti i colori. Quanto ci metteste a fare questo viaggio? Una settimana. Una settimana. Una settimana precisa. Quindi, e andavate, sapevate di, che stavate tornando a Mauthausen? Sì, sì, ci hanno detto che si tornava a Mauthausen, ma che fosse a 200 chilometri, no? Lo sapevate. Ma poi il fatto, sì, che tornaste a Mauthausen per voi cosa voleva dire? In un certo senso voleva dire fermarsi, quindi questo era già una bella notizia, sì, insomma. Sì, sì. Ecco. Quindi, comunque arrivammo a Mauthausen, come vi ripeto, durante il viaggio ce n'è di questo trasbordo, non è successo. Ricordo una notte, per fortuna, che lì ho avuto sempre una serie di fortune, ero proprio nell'ultimo gruppo, fra gli ultimi gruppi, e c'erano già tutte le luci accese, e c'era un tenentino dell'SS, un bellissimo cane lupo, pura bestia, non era colpa sua se era stato addestrato. Ci dividevano in gruppetti di una decina e poi noi sapevamo appunto che le luci dei camion venivano messe appunto a ferro di cavallo e illuminavano il posto dove si dormiva. Se non che le luci erano piuttosto forti, quindi ci divisero a gruppetti. Poi questo si divertiva a allungare il guinzaglio ai cani che ci buttavano addosso. Quindi, nonostante i 30 chilometri sulle gambe, uno cercava di correre verso queste luci. Se non che a un certo punto ti mancava il terreno sotto i piedi. Quindi tu precipitavi, accecato dalle luci dei fari, tu precipitavi nel buio più completo senza sapere dove andare a finire. Poi ruzzolo, alla fine mi fermai in fondo, sentì del morbido e avanzai, poi trovai un posto e mi buttai lì a dormire. La mattina, quando ci fu la luce del sole, si capì quel che era successo. Era una specie di enorme cratere, al fondo piatto, un cono rovesciato. Quindi quelli che erano arrivati prima e si erano disposti sul fondo vicino al fondo piatto, diciamo così, erano stati ammazzati da quelli che gli erano rotolati addosso, fra cui anche il sottoscritto. Per fortuna ero fra gli ultimi e siccome facevano andare un gruppo qui, un gruppo qua, non tutti dalla stessa parte, ecco, io mi ero salvato anche da... Perché nessuno arrivò dopo e gli franò. E nessuno arrivò dopo, io fui fra gli ultimi a arrivare. Un'altra scena che di un russo che barcollava e appoggiato la mano sulla spalla mia, ed un altro arrivò dietro, un soldato gli fece saltare via proprio la nuca, gli sparò. Non era bello vedere voler via. Comunque queste erano scene. Arrivata a Mauthausen, stessa cosa, delle 2 giorni al ghiaccio lì sulla pietra, e poi la solita doccia, se non che non ci dettero neanche camicie e mutandi, non di come fermi, ci rimisero una baracca di quarantena,
e lì dopo qualche giorno si dettero i soliti stracci, perché i vestiti della roba che veniva portata su nei campi di concentramento, questo era comune a tutti i campi, venivano quelli migliori, ovviamente presi dall'SS, in parte venduti, quelli proprio ridotti al male, venivano poi ridistribuiti ai prigionieri dopo avergli fatto alle giacche un taglio dietro e attaccato un pezzo di stoffa a righe, i pantaloni imbrattati di vernice rossa e distribuiti così per... Quando uno usciva dal campo invece gli davano la divisa da deportato così con la divisa a righe. Ecco, quindi questo col numero e il triangolo, che il triangolo indicava il colore del triangolo indicava il motivo dell'internamento. C'erano i triangoli rossi che erano i politici, i triangoli gialli doppi e gli ebrei, i triangoli verdi delinquenti comuni. Tra parentesi, ci fu all'inizio dei campi di concentramento un passaggio nelle carceri tedesche chiedendo a quelli condannati a lunghe pene detentive o all'ergastolo se volevano andare nei campi di concentramento con mansioni di responsabilità. E lì vennero fuori i primi capoi, insomma. Ecco, e triangoli verdi, delinquenti comuni. I triangoli celesti, gli apolitici, i triangoli viola, i testimoni di Geova, i triangoli rosa, omosessuali, i triangoli neri erano gli zingari, erano come si chiama, gli asociali, e i triangoli marroni, gli zingari. Quindi dal colore del triangolo uno identificava la causa dell'internamento. E noi ci siamo portati a pensare che nei campi di sterminio noi abbiamo la Shoah, certamente gli ebrei sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, però c'era di tutto nei campi di Sì, ma concentramento. oltre ai 6 milioni di ebrei ci sono morti anche 7 milioni di non ebrei. Si parla da 15 a 17 milioni di morti, Esatto, quindi gli altri erano per forza. appunto. Ma quelli, in modo particolare in Italia, la deportazione politica, cioè circa 30.000 persone, è stata completamente Era un dimenticata. po' scomodo ricordarlo. È scomodo ricordarlo. Quindi quella è stata assolutamente Come non dimenticata. si ricordano i campi di prigionia, lei citò quello di Sì. Fossoli, ma c'erano anche nel nostro No, territorio. i campi di nostri, l'unico campo di eliminazione è stato quello di San Sabba, Trieste, dove sono state uccise circa 5.000 persone. Non è niente in confronto agli ebrei, perché gli ebrei io devo levarmi tanto di cappello perché hanno mantenuto il ricordo dei campi. E la spiegazione del numero così elevato di ebrei morti è molto semplice, che per i politici venivano presi ad personam, diciamo così. Per gli ebrei invece era tutta la famiglia, dal neonato al bisnonno. Il fatto di essere ebreo era già una condanna a morte. Quindi per questo appunto il numero degli ebrei è così elevato rispetto, in un certo senso, ai milioni di deportati politici, omosessuali, testimoni di Geova, eccetera, eccetera. Che Dovremmo fare qualcosa per ricordare che insomma c'erano anche cosa? questi. Io seguito a dirlo, ma la mia è come quella di Gesù Cristo, la voce che reclama il deserto. Però io mi ricordo che un suo cointernato, che era Italo Sì, Tibaldi, del quale lei ha un ottimo ricordo, mi diceva anche sempre che proprio questa solidarietà che c'è stata anche dopo con chi ha avuto la fortuna di comunque portare a casa la pelle, poi venire via di là con la testa difficilissima, diceva lui, c'era questa solidarietà e c'era questa necessità di riconoscere che in quelle persone c'erano
estrazioni diverse, gente che arrivava da culture diverse, che era lì per motivi diversi. Sì, ma c'era molta solidarietà, amicizia, in modo particolare dopo il ritorno. Per me Italo Tibaldi, anche se lui era ebesi io a Villa Nostra, da Interbrun, per me era come un fratello, insomma, perché si sapeva quello che uno aveva passato, quindi era la solidarietà e l'amicizia venivano fuori da quello, anche se, come le ripeto, io ero 76.430, Tibaldi invece sul 50.000, perché era andato, è arrivato gennaio-febbraio, era arrivato a giugno, però eravamo, certo, diciamo... Avevate condiviso, seppur in posti diversi, la stessa cosa. La stessa cosa, lo stesso destino, la stessa attesa, diciamo così, di morire, perché tanto non era che uno avesse una speranza. Lì bisognava vivere minuto per minuto, non ora per ora, ma letteralmente minuto per minuto. E è difficile far capire una cosa del genere a chi fortunatamente non ha mai corso un pericolo reale della propria vita, della propria vita. E come finì? Come arrivò poi la liberazione? Come l'avete vista? Come l'avete vissuta? Ma guarda, io l'unica cosa che posso dire è che non lo so, perché ero arrivato talmente al limite, allo stremo delle forze, che io ho un confuso ricordo proprio dell'arrivo dell'autoblinda americana Mauthausen. Forse ero arrampicato sul tetto di una baracca, ma io ricordo solamente che devo aver dormito, non lo so quel che è successo, proprio letteralmente, solo che ero dentro una baracca di quarantena. E quando ho ripreso il ricordo cosciente, ero in una baracca, diciamo, del campo libero, il cosiddetto campo libero, insieme a tutti gli altri italiani, ai 200 circa o meno, non so quanti fossimo, ma comunque ero insieme agli altri italiani. Ecco, quello che è successo in quei giorni io non ne ho assolutamente ricordo. Quindi purtroppo... Eravate allo stremo proprio delle sì, forze. Sì, ero allo stremo, probabilmente 2-3 giorni, non lo so, io sarei stato fra quelli che non ritornavano. C'è una cosa che mi incuriosisce sempre quando ho queste occasioni. Come può un ragazzo, lei era un ragazzo 14 anni, giovane. Ne avevo 15, avevo compiuto 15 anni. Il compleanno brutto fatto in un posto del genere. Come può capire, rendersi conto di che cos'è il concetto di razza? Del perché uno... Come se lo spiega un ragazzo? Ma guardi, sulla parola razza ci sarebbe da scrivere un romanzo, letteralmente. Secondo una delle più moderne definizioni, la razza è quell'insieme, razza o specie, perché si può giocare sulle due parole, è quell'insieme entro il quale è possibile la riproduzione, ragion per cui la razza è solo quella umana, perché non esiste limiti alla possibilità di riproduzione tra un vatusso e un eschimese. Quindi per me la definizione migliore di razza è questa. Ci possono essere varie etnie, i colori della pelle, i usi, i costumi, ma l'uso e i costumi vengono determinati da situazioni locali. La lingua, come dicevo l'altro giorno, che pensate che un piemontese delle valli e un siciliano che parli i loro dialetti si intendano? No, certo che no. Ecco, eppure sono italiani tutti e due. E quindi solo la lingua o le abitudini che sono diverse. L'umanità, la bontà o la solidarietà o la cattiveria che possono raggiungere limiti infiniti sia al di sopra sia al di sotto,
è insito nella natura umana, purtroppo. Solamente Hitler è riuscito a convincere mezzo mondo che gli ebrei costituivano una razza, come se ci fosse la razza cattolica, la razza maomettana, la razza shintoista. Ecco, eppure bisognava però che creasse, come tutti i dittatori, un oggetto di odio. Allora lui trovò gli ebrei, Mussolini gli inglesi. Le parole famose «Dio stramaledica gli inglesi» erano del fascismo. Quindi tutte le dittature hanno bisogno di dare un target, di dare un bersaglio ai loro più o meno presunti nemici. Certo. Lei, pensando a quei tempi, pensando ai suoi carcerieri, pensando a che sentimenti ha oggi? Che sentimenti... Beh, io vorrei solo giustizia. Io non odio nessuno, non è odio il mio. L'odio è un sentimento che distrugge e basta, non crea nulla. Invece nel mondo c'è bisogno di creare e non di distruggere. Quindi questo qui, che sia giustizia di per Eichmann, per il processo Norimberga, per tutte queste forme di giustizia, a parte pena di morte, la quale, nonostante qualcuno se la meriterebbe, comunque sono abbastanza contrario, in linea di massima, ma è giusto che chi fa degli errori contro l'umanità paghi le sue colpe, perché detto, ci sono delle figure che sono enormemente, diciamo così, buone, che hanno lavorato per l'umanità, incominciando da Gesù Cristo, lasciamo perdere la natura divina, ok, ma Buddha, Gesù Cristo, Martin Luther King, Gandhi stesso, Suor Teresa di Calcutta, sono persone che hanno dato all'umanità e non hanno ricevuto, anzi, parecchi sono morti, sono stati abbassati per la loro bontà. Per cui io credo più in queste persone che hanno costruito qualcosa che non in quelli che hanno distrutto, e l'odio distrugge, c'è poco da fare. Per concludere questa nostra chiacchierata, io la ringrazio perché lei è di una chiarezza e di una lucidità. Quanti anni ha, posso chiedergli? Sì, quasi, ora è il 6 di febbraio 89. Veramente, veramente sorprendente la lucidità con cui lei ricorda e ritorna indietro, che non deve essere facile neanche ritornare a quei momenti. Come vede lei oggi la situazione? C'è in qualche modo il timore, la paura, non solo in Italia, nel mondo, insomma, si parla di muri, ci sono i migranti, si parla... C'è il rischio che in qualche modo si ritorni a qualche forma che assomiglia a quelle? Purtroppo sì, lo vedo. Io sto vedendo, appunto, specialmente in Europa, ma anche un po' in tutto il mondo, un ritorno strisciante del nazionalismo. Vede anche in televisione prodotto italiano, questo esclusivamente italiano, e questo qui è una sottile propaganda che abbiamo già visto, è un déjà vu, anche mia moglie lo può dire. Ai tempi del fascismo tutto quello che era italiano era bello, ecco, era bello, era buono, era bravo, italiani brava gente. Mentre invece a me non me ne importa nulla se l'olio è fatto con le olive greche, che i greci coltivavano le olive quando i nostri antenati uscivano dalle caverne quasi. E quindi che sia l'olio fatto con le olive greche, basta che sia qualità. Quindi è quello che nei giovani purtroppo viene stellato piano piano questo criterio di nazionalismo. E il nazionalismo e il razzismo vanno di pari passo. Quindi, per conto mio, prima o poi ci sarà una nuova rivoluzione, ci sarà un qualcosa che sconvolgerà di nuovo il mondo. Io sono, di solito sono molto ottimista, ma mi fa paura questa
queste posizioni che purtroppo si vedono in Francia, si vedono in Spagna, si vedono in Germania, dei ritorni all'estrema destra, cioè al nazionalismo spinto, e questo mi fa paura, non per me, perché ormai, ma per i miei pronipoti, perché sono anche bisnonno, quindi Per loro un futuro diverso, almeno. ecco, purtroppo vedo un futuro diverso e non molto chiaro. Io spero di sbagliarmi enormemente proprio, ma ho paura per loro. Sono ovviamente testimonianze preziose, quella di Marcello Martini, come di altri che abbiamo raccolto e che ancora raccoglieremo, ma i testimoni sono davvero molto pochi perché noi possiamo raccontare vicende per sentito dire, ma chi le ha vissute certamente riesce a raccontarcele in modo molto più coinvolgente. Era il nostro ricordo, questo di Marcello Martini. Per i prossimi appuntamenti guarderemo avanti, guarderemo alla Costituzione della nostra Repubblica. Grazie per essere stati con noi.